Prepartita con Riccardo Minafò, il capitano dei Rayo Vallecano, che hanno portato a casa un importante 6-1 all'andata, un importante risultato che praticamente li mette a pochi passi dalla finale contro Marino Pittarello. Marino Pittarello che con il quale avete già perso due volte, una volta tre volte, una volta due volte, una volta in dentro fuori, ecco, vi No, non bufiamo, ancora siamo c'è una partita di da 45 minuti da giocare, vogliamo vincere anche questa, non ci basta il pareggio oppure difenderci, vogliamo vincere, quindi attaccheremo anche noi dal primo minuto. Niente, speriamo di andare in finale, penso che abbiamo messo un buon risultato, la stessa partita abbiamo giocato molto bene, secondo me è stata la miglior partita che abbiamo fatto fino adesso, e quindi speriamo di arrivare in finale contro Marino Pittarello che continua a vincere, vabbè, sono in un passo tecnico molto più alto, però penso che a gara secca può uscire qualunque risultato. Ecco, siamo d'accordissimo con Riccardo Minafò. Per il quale cosa sta succedendo questo perdito? Lo abbiamo dopato. Abbiamo dato a mangiare. Sta finendo proprio una stagione alla grande, se vediamo il pubblico che sta per riempire gli spalti del campo 1. Ecco, cosa sta succedendo a Pericone? Appunto Pericone non era il Pericone, non era questo Pericone né all'andata contro Mario Pittarello né al ritorno. Però era un po' il Pericone della dentro fuori contro Mario Pittarello. Insomma, questo è l'arma in più per sì, assolutamente. Secondo me sta tornando quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso, anche se eravamo in Serie B, comunque hanno giocato molto bene. È uno che ci serve molto perché intanto con la sua velocità dà molta profondità e poi soprattutto torna sempre in difesa, quindi è uno che ci è molto utile. Sta rubando il posto a Galioto e quindi c'è questo ballottaggio come ogni partita, oggi giocano tutti e due perché non c'è Mannino e quindi questa sarà la formazione, penso. Andrea, ti aspettavi un Rayo Vallecano così scatenato, un Rayo Vallecano che parte dalla Serie B con il Chiavo Veronica, che è riuscito a essere promosso in Serie A anche per anzianità, però ti aspettavi una prestazione così positiva, un campionato così positivo al primo anno di Serie A contro squadre invece abbastanza fortificate, vedi quello che sarebbe buono da aspettarsi, però già l'innesco di Mannino, quello successivo di Di Stefano, fanno sì che la squadra sia ottima dal punto di vista fisico e veramente di alto livello dal punto di vista tecnico. Però col senno di poi, l'acquisto di Di Stefano ha migliorato o ha lasciato in alto la squadra? No, ha migliorato molto la squadra. Comunque è uno che, non dico che è esperienza perché ovviamente sono tornei amatoriali, però comunque è più grande di noi, è più fisico di noi, quindi anche con quelli più grandi ci può essere molto utile. Ecco, quello che penso è il Rayo Vallecano hanno avuto una situazione inversa, quella degli Oblex, no? Promozione, gli Oblex hanno vinto tutto il percorso, hanno vinto Serie B e adesso però sono stati eliminati proprio a pochi dopo addirittura della semifinale. Cosa è cambiato? Rayo Vallecano che hanno finito sotto gli Orpensi, però adesso sono sopra. Devo dire che comunque loro sono seconda, quindi sono più piccoli di noi. E poi comunque quest'anno secondo me il tasso tecnico è un po' più basso dell'anno scorso, ma nonostante ciò, non so, forse l'assenza di Russo ha pesato molto, anche se comunque aveva un Donofrio molto forte. Perfetto, a questo punto cosa a questo punto ci speriamo di arrivare in finale. E qui vedere di giocarsela il meglio possibile contro il Marino Pittarello. Devo dire che l'ultima partita che abbiamo fatto, non quella della dentro fuori, ma quella prima, abbiamo giocato molto bene, quindi secondo me la partita unica ce la possiamo giocare con loro. Ultima domanda, dobbiamo fermare sabato. Ultima domanda Andrea, perché è già sentito abbastanza questa intervista. Ti aspetti dopo, praticamente il prossimo anno usciranno ovviamente Marino Pittarello con questa competizione per anzianità. A questo punto loro sono di terza, che sono 2 anni in Serie A dove i Rayo Vallecano veramente possono dominare. Non approfittano ora. Vabbè, l'anno prossimo devo dire che siamo la concorrenza. L'anno prossimo saremo senza Mannino e senza Pino, quindi abbastanza importante. Potrebbero essere comunque un triennio glorioso, 3 scudetti consecutivi, potrebbero vincere 3 scudetti consecutivi, ma devono approfittarne in questa stagione. Ringraziamo Riccardo Minafò e accogliamo il nostro microfono Pietro Lanza. Al nostro desk delle prepartita, prima della partita contro il Rayo Vallecano, una partita che si è messa male sin dall'andata, no? Sembrate spacciati, però dai West End non ci si può mai aspettare niente, perché veramente ci si può aspettare tutto, scusatemi, perché è una buona squadra e può ribaltare un risultato che parte veramente da San Marino.
Sì, in questa partita diciamo che hanno tutto nella partita. Veniamo da un risultato negativo, anzi da due, perché la ventro fuori è andata molto male. Anche dal punto di vista del gioco non abbiamo fatto prestazioni di là. Ci teniamo, anche se è difficile il passaggio del turno, quasi impossibile. Speriamo almeno. Ecco, una buona prestazione, Pietro Randa l'ha fatto anche all'andata realizzando anche il gol, Andrea, no? Nonostante i rivali canestri siano chiusi benissimo, hanno giocato benissimo in difesa, ha dato comunque il ragazzi a cannonieri, Pietro Randa non si sa in che posizione ha messo, comunque uno dei primi posti, uno dei sicuramente attaccanti più prolifici di questa Serie A. Ti aspetto un però personale, nonostante la sua squadra possa fare terzo, quale sia. A modo di vedere, Pietro Randa è il secondo miglior attaccante della Garibaldi Cup dietro Gabriele Salve. Che, come dire, tipologia di gioco, giocatore rognoso che non molla mai, che giustamente con una partita in meno può, è data la concorrenza di Gabriele Savo, che magari in prima persona potrebbe venire a mancare, però chi lo sa, magari oggi fa la partita della vita e supera Savo. Tanto quest'anno ci ha divertito con la sua esultanza tipica, però vogliamo che ce la spiega, perché cosa significa questa esultanza in primis è perché? Sono un tipo della Juventus, bello, addirittura non si vede, non si vede, allora speriamo di vederla tante volte oggi, anzi speriamo che ce la dedichi quest'oggi qualora dovessi segnare. Ringrazio Pietro Randa e una buona partita anche a te.